Allora, abbiamo introdotto il cerchio di attrito. Vediamo come questo ci torna utile per l'analisi dinamica dei meccanismi in presenza di attrito. E andiamo subito a fare un esempio, un meccanismo che ci è ben noto, ma non sotto questo punto di vista, vale a dire il manovellismo di spinta. Allora, se noi consideriamo un manovellismo di spinta, quindi questo è A, questo è B, A con 0, ipotizziamo di avere qui una forza applicata, come nel caso per esempio di un motore, immaginiamo che questa sia la forza motrice, no? Immaginando un motore a combustione interna, è la risultante delle forze di pressione esercitate sulla superficie del pistone. Quindi naturalmente il meccanismo viene spinto dal pistone verso l'albero motore, quindi verso la manovella dell'albero motore. Bene, ok, quindi la velocità di questo punto, ritenendo questa forza motrice, è in questa direzione, quindi questa diciamo che è la velocità di B. Ok? Allora sulla cinematica ormai siamo bravi, quindi rappresentiamo subito il centro di istantanea rotazione della biella e questo qui è pico zero, quindi vado veloce sotto questo aspetto, quindi qui rappresentiamo subito la omega 3 istantanea della biella e questo ci consente di calcolare subito la velocità istantanea di A e quindi di conseguenza la velocità angolare omega 2, avendo indicato il telaio con 1, 2 la manovella, 3 la biella e per esempio con 4 il pistone. Va bene? Ok, a questo punto andiamo a fare una prima analisi. Naturalmente qui abbiamo una coppia di momento M applicata che rappresenta un momento resistente, giusto? Quindi questo è l'ingresso e questa è l'uscita in termini di forza, forza momento. Va bene? Ok, allora prima di tutto andiamo a fare un'analisi del caso ideale. Naturalmente ci troviamo in condizioni dinamiche, quindi abbiamo un movimento, ma facciamo un'ipotesi abbastanza restrittiva che però ci semplifica un po' la vita, appunto nell'analisi dinamica, ipotizziamo che siano nulle le forze di massa. Le forze di massa, vale a dire le forze di inerzia e anche le forze peso, eventualmente. D'accordo? Quindi in altri termini, praticamente queste aste sono, in particolare la biella risulta scarica, cioè risulta caricata soltanto agli estremi, ma qui non abbiamo altre forze, il che ci semplifica un po' la vita. Ma ripeto, in questo esempio noi vogliamo prima di tutto mettere in evidenza l'effetto dell'attrito e quindi applicare subito il concetto che abbiamo appena dimostrato che riguarda l'attrito, il cerchio di attrito e quindi la presenza dell'attrito nelle coppie fluidali. Bene, allora, prima di tutto caso ideale. No? Che rappresenta un riferimento, così come abbiamo fatto nel sistema cuneo-cardine, così come abbiamo fatto nell'esempio del blocchetto sul piano inclinato. Quindi assenza di attrito. Assenza di attrito, diciamo, l'analisi è abbastanza rapida, perché possiamo subito riconoscere che la biella scarica porta ad avere una direzione delle reazioni vincolari interne che coincidono con l'asse della biella stessa, va bene? Quindi risulta essere o tirante o puntone. In questo caso vedremo subito che si tratta di un puntone in quanto è caricata a sforzo normale di compressione. Va bene?
Inoltre conosciamo la forza e la direzione della F e conosciamo anche la direzione della reazione vincolare scambiata tra 4 e 1, che naturalmente è normale alla superficie di contatto in assenza di attrito. Ok? Analogamente, nel punto A con 0 abbiamo ancora una reazione vincolare che passa per il centro della coppia radoidale e dovendo generare una coppia equilibrante della MR, naturalmente ha una direzione che è parallela a questa. Ci siete? Quindi queste due sono senz'altro parallele. Questo è un primo screening, diciamo, per la risoluzione del problema. Per la risoluzione del problema possiamo andare un po' più nel dettaglio, quindi andiamo ad isolare con la tecnica del corpo libero, del free body, il pistone 4. Qui abbiamo la forza F applicata, che è anche la forza nota. Poi qui abbiamo questa direzione che abbiamo appena individuato. Per schematizzare il problema, questa sarebbe la R 3 su 4 e analogamente abbiamo una direzione ancora perpendicolare alla superficie per l'assenza dell'attrito che sarebbe la R 1 4. Va bene? Allora le tre forze naturalmente devono risultare concorrenti in un punto per l'equilibrio alla rotazione, mentre per l'equilibrio alla traslazione è abbastanza semplice, perché andiamo a rappresentare la F, che è quella nota, la direzione della R 1 4 e la direzione della R 3 4, che è questa. Va bene? Quindi questa è parallela a questa, che è parallela a questa. Il polinomio di forze deve essere chiuso e quindi questa è la R 1 4 calcolata diciamo graficamente, quindi non stiamo più nello schema ma diciamo nella risoluzione del problema, e questa è la R 3 4. Il polinomio di forze chiuso, 0 1 2 0 coincidente con 3. Va bene? Dove questo angolo del poligono che indichiamo per esempio con teta lo ritroviamo naturalmente qui, questo è l'angolo teta. Va bene? E quindi abbiamo impostato l'equilibrio del solo corpo 4, cioè del pistone. E così via ci muoviamo, diciamo, lungo il meccanismo fino ad arrivare al metro di uscita, cioè alla manovella a 0A. Perché alla fine noi vogliamo, come al solito, porre in relazione la forza di input con quella di output. In questo caso è il momento resistente. Va bene? Siamo in condizioni dinamiche, quindi abbiamo movimento, non ci sono altre forze per i motivi che dicevo prima, e quindi procediamo. Procediamo, vado qui a riportare isolatamente il membro 3, che sarebbe la biella. Quindi per capirci, questo è il punto B, questo è ancora il punto B e questo è il punto A. Principio di azione e reazione: se questa è la R 3-4 uguale e contraria, questa è la R 4-3, ma per l'equilibrio in A io ho una forza che è naturalmente ancora uguale e contraria, quindi questa è la R 2-3. Quindi, come vedete, è un puntone soggetto a sforzo normale di compressione. Ci siete? Andiamo avanti. Vado ad isolare l'ultimo membro del meccanismo, quindi questo è ancora il punto A, questo invece è A con 0. Riporto questa forza uguale e contraria per il principio di azione e reazione, quindi questa è la R 3 2 parallelamente. Come anticipato prima, naturalmente l'equilibrio alla traslazione della manovella deve essere verificato e qui devo avere una forza che deve essere uguale e contraria, seppure la sua direzione è parallela a quella precedente. Quindi questa è la R 1 2 e
naturalmente questo genera una coppia che va ad equilibrare il momento resistente. Giusto? Bene, allora qui possiamo individuare questo braccio della coppia, lo indico per esempio con D, e giocando con un po' di trigonometria posso, diciamo, legare D anche a questo angolo teta. Però le equazioni finali sarebbero che questa R34 è uguale a questa scalarmente, è uguale a questa, è uguale a questa ed è uguale a questa. Sono tutte uguali scalarmente, va bene? E quindi è sufficiente ricavare questa da questo poligono delle forze per poi conoscerle tutte, almeno scalarmente, va bene? Quindi cosa possiamo scrivere? Che il momento resistente sarà uguale a questa R, lasciamola con R, scalarmente sono tutte uguali, come detto prima, per D, ma la R a sua volta sarà uguale ad una F diviso il coseno di teta per D, F coseno teta da qui, e quindi come vedete io posso calcolare R perché F è conosciuta, D e teta dipendono dalla configurazione o comunque dalla geometria, perché poi il teta naturalmente è variabile, ok? Però dal punto di vista dell'analisi dinamica abbiamo concluso con questo ragionamento, come vedete è tutto sommato abbastanza semplice nel caso ideale, ok? Nel caso ideale, ma noi sappiamo ormai che possiamo affrontare il caso reale utilizzando il cerchio di attrito, va bene? Che abbiamo appena introdotto. Supponiamo che noi conosciamo i raggi dei perni della coppia rotoidale in B, in A e in A0, in genere sono diversi tra loro per motivi di resistenza e di carico naturalmente, e di conoscere anche i rispettivi coefficienti di attrito dei tre contatti. Questo potrebbe essere uguale per tutti e tre. In ogni caso noi siamo in grado, supponiamo che siano tutti uguali per semplificare le cose, siamo in grado di calcolare il raggio del cerchio di attrito, che è uguale ad R seno di phi. Ripeto, nell'ipotesi in cui R sia uguale per tutti, F sia uguale per tutte e tre le coppie rotoidali, mi riferisco a quelle in A0, A e B. Nel momento in cui io ho ricavato i raggi dei cerchi di attrito, naturalmente posso andare a disegnare questi cerchi di attrito. Disegnare questi cerchi di attrito in opportuna scala, per esempio, li rappresento in questo modo nelle tre coppie rotoidali. E ora andiamo a fare nuovamente l'analisi delle forze alla luce di queste nuove, diciamo, condizioni, cioè le condizioni in cui è presente attrito. Naturalmente i cerchi di attrito ci consentono di tenere conto dell'attrito delle coppie rotoidali, però ovviamente dobbiamo tenere conto anche dell'attrito nella coppia prismatica, va bene? Ok, allora una prima cosa importante che viene fuori da questo ragionamento è la seguente, e quindi su questa prestiamo un po' più di attenzione. Immaginiamo di andare ad isolare nuovamente la biella, ok? Così come fatto prima, la isoliamo qui a parte e andiamo a riportare anche qui i cerchi di attrito, diciamo sufficientemente grandi per, diciamo, essere più chiari. Questo è 3, questo è il punto B e questo è il punto A. E poi abbiamo i cerchi di attrito. Allora, cos'è che abbiamo capito dall'analisi nel caso ideale? Abbiamo capito che la biella è soggetta a sforzo normale di compressione, cioè a un puntone. Quindi le reazioni comunque sono dirette in quella maniera e questo non cambia.
L'unica cosa che cambia è che naturalmente in A e in B, naturalmente queste reazioni non sono più dirette verso il centro della colpa rovedale o il centro del cuscinetto, perché se fossero dirette verso il centro darebbero una resistenza nulla, braccio nullo. Invece sono tangenti al cerchio di attrito. Però se io guardo con attenzione questo schema mi rendo conto che io ho quattro possibilità e solo una è quella giusta. Vediamo un po' che cosa vuol dire questo. Quali sono le quattro possibilità? Che queste due reazioni devono essere uguali e contrarie, senz'altro. Ma possono essere uguali e contrarie con riferimento a questa tangente, giusto? A quella di sotto e alle due incrociate, giusto? Potrei avere come risultato anche questa o anche quest'altra. Quindi, come vedete, io ho quattro possibili soluzioni che soddisfano il fatto che le reazioni risultino tangenti ai cerchi di attrito e nello stesso tempo sono uguali e contrarie. Ecco. Però ci manca una condizione che deve essere ulteriormente soddisfatta al fine di individuare l'unica soluzione giusta tra queste quattro, evidentemente. Questa terza condizione di cui parlo è legata al modo relativo. Legata al modo relativo perché noi dobbiamo sapere qual è il modo relativo, perché la reazione deve essere tale da generare una coppia resistente al modo relativo, perché l'effetto di attrito è un effetto dissipativo che si oppone al moto. Ok? E quindi noi non possiamo scegliere la giusta soluzione se non andiamo a tenere conto con maggiore dettaglio di quale sia il moto relativo, cioè la cinematica. Va bene? Allora, qui il ragionamento è abbastanza semplice, perché il meccanismo è abbastanza semplice, quindi anche solo con l'intuito potremmo arrivare a capire quale è il moto relativo. Ma possiamo arrivarci anche in maniera un pochino più rigorosa, conoscendo la cinematica. Allora, il punto è questo, che a noi interessa sapere quella che è la omega relativa. Relativa perché mi interessa sapere cosa accade nella singola coppia rotoidale di 3 rispetto a 4. E ancora il modo relativo di 3 rispetto a 2. Devo sapere qual è il modo relativo. Il discorso è abbastanza semplice perché posso applicare la legge dei moti relativi sulle velocità angolari, e la legge è la seguente. Posso scrivere che, abbiamo detto, la omega di 3 rispetto a 4 la scrivo dapprima in forma vettoriale, è uguale alla omega 3 meno la omega 4. Questa è la legge sulle velocità angolari in forma vettoriale. Va bene? Naturalmente questi vettori, trattandosi di un meccanismo piano, sono perpendicolari al piano. Però conviene scriverle in questa maniera, almeno inizialmente, per tener conto anche del segno, perché è vero che la direzione è perpendicolare, però il vettore può essere entrante o uscente, e a secondo che sia entrante o uscente cambia il segno, e questo può dare un risultato diverso. Va bene? E allora, se noi consideriamo il verso positivo, quello antiorario, come solitamente si fa, quindi la omega 3 è positiva, se questa la scrivo in forma scalare, io ho che una omega 3,4 sarà uguale a una omega 3, lo scrivo scalare ora, ma ci metto il segno, sarà uguale a più omega 3 meno una omega 4, ma la omega 4 è la velocità angolare associata al corpo rigido 4, che è il pistone, ma il pistone trasla, non cambia orientamento, quindi la velocità angolare di 4 è 0. È zero perché il centro di istantanea rotazione di 4 sta all'infinito, no? Ok? Quindi stando all'infinito la velocità angolare è nulla. E quindi qui è particolarmente semplice perché questo non c'è. Quindi la omega 3,4 è uguale alla omega 3, che è positiva.
Questo è importante perché in questo caso non mi interessa tanto il valore numerico, ma il verso sì, cioè il segno, perché cambiando il segno naturalmente mi cambia tutto, dovendo le forze di attrito sempre opporsi al modo relativo. Quindi se la omega 3 4, in questo caso anche numericamente uguale alla omega 3, è positiva, vuol dire che è antioraria. Quindi la rappresento qui. Questa è la omega 3 4. Vado a fare lo stesso ragionamento in A. Facendo lo stesso ragionamento in A, e qui ho un moto relativo tra 3 e 2. Quindi vado a calcolare la omega 3 2 e qui devo prestare un po' più di attenzione perché sia 3 che 2 hanno due velocità angolari, mentre prima una delle due era uguale a 0. Quindi la omega 3 2 è uguale a omega 3 che rimane positiva, quindi scrivo così per non sbagliarmi, più omega 3, rimane positiva perché è antioraria, meno la omega 2 con il proprio segno, ma il segno della omega 2 come vedete è l'orario, essendo orario è negativo, quindi qui ho meno meno omega 2, morale della favola, qui esce più, quindi comunque questa esce maggiore di 0, essendo maggiore di 0 è ancora antioraria, se è ancora antioraria il verso è questo, e questa è la omega 3, 2. A questo punto ho abbastanza informazioni per capire qual è la direzione esatta tra queste quattro. È un puntone, quindi le forze sono uguali e contrarie, potrebbe essere anche un tirante uguale e contrario ma uscire, e anche questo è importante, ok? Quindi devo trovare la combinazione di due forze che si oppongono in questo modo, in maniera tale da opporsi anche al modo relativo, cioè di generare rispettivamente in A e in B due momenti resistenti, cioè con un braccio che fornisce un momento resistente. Va bene? Ok, allora la soluzione è questa. Ed è l'unica compatibile . Quindi questa è la R 2, 3, questa è la R 4, 3 e questo è l'equilibrio, no, pardon, qui ho sbagliato, è questa, probabilmente vicina, questa, sì, questa è la R 4, 3, bene? Infatti le due forze sono uguali e contrarie, sono uguali e contrarie, sono tangenti ai cerchi di attrito e sono tali da generare un momento resistente, di qua vedete si oppone e di qua si oppone al moto relativo. Questo stesso risultato, come vi ho detto, poteva essere ricavato direttamente da considerazioni intuitive, no? Perché essendo il moto in questo senso, perché stiamo ipotizzando di considerare un motore, quindi una macchina motrice, non operatrice, perché se fosse una macchina operatrice tipo un compressore, diciamo l'input è di qua e io vado a comprimere l'aria, quindi il moto sarebbe stato inverso, ok? Ma nel rispetto delle ipotesi iniziali, per questo esempio, la velocità è questa. E capite bene che man mano che si muove, questo traccia naturalmente una circonferenza, traccia una circonferenza in questo verso, e quindi 3 rispetto a 4 questo angolo teta aumenta, giusto? A conferma del fatto che la omega 3 4 è questa, perché teta aumenta, ok? All'aumentare di teta le aste 3 e 2 si avvicinano, quindi l'angolo compreso tra 3 e 2 diventa più piccolo. Infatti
la omega 3,2 è in verso antiorario. Ok? Quindi intuitivamente sapevamo anche come fare, ma in questo caso procediamo in maniera rigorosa, addirittura potrei richiamare anche il valore numerico della velocità angolare relativa. Ok, questa è un po' la chiave del problema, però lo possiamo completare in termini di risoluzione ritornando al pistone e riporto questo schema. Naturalmente qui ho nuovamente il cerchio di attrito, qui ho la direzione della forza motrice, quindi la F, e qui devo riportare, diciamo, questa direzione che dovrebbe essere parallela a questa, va bene? Immaginiamo che sia questa un po' più piccola, questa in realtà dovrebbe essere parallela a questa qui. Qui abbiamo un punto di intersezione che qui dobbiamo avere quest'altra direzione che rispetto alla perpendicolare forma un angolo φ. Va bene? Tenete conto che questo punto di intersezione potrebbe cadere anche fuori. Se cade fuori, naturalmente qui interviene anche una coppia, perché me la devo riportare dentro questa forza, perché fuori non ci può stare, ovviamente. Me la dovrei riportare dentro con il problema di riduzione del sistema di forze e aggiungere una coppia. Però per il momento non complichiamo troppo le cose, supponiamo che il punto di intersezione cada all'interno. Va bene? Ci interessano in questo caso soltanto le direzioni, e quindi ho questa forza F, che è sempre la stessa. Se questo era il caso ideale, che preferisco sempre riportare per avere un riferimento, quindi questo era l'angolo θ di cui si parlava, in questo caso le nuove direzioni sono le seguenti. Questa si abbassa notevolmente e questa fa così. Quindi rispetto al poligono delle forze ideale ho questa situazione, dove questo è R1,4 e questo va a rappresentare l'R3,4. Questo è il nuovo poligono delle forze. Ho delle nuove direzioni, va bene? A questo punto facciamo un po' di spazio, quindi questa è la R3,4 che è uguale e contraria alla R4,3, uguale e contraria alla R2,3 come fatto prima, e passiamo all'equilibrio della manovella 2. Questa è la manovella 2, qui abbiamo naturalmente ancora i cerchi di attrito in entrambe le coppie rotoidali, questa è uguale e contraria, quindi abbiamo sostanzialmente questa forza che è la R3,2. Come vedete, tangente al cerchio di attrito, perché questo punto è sempre A, questo è sempre il punto A, questo invece è A con 0. Ci siete? Questo è uguale e contrario a questa. E ancora,
anche qui dovremmo considerare il modo relativo, ma il modo relativo è uguale a quello assoluto, perché sarebbe il modo di 2 rispetto a 1, ma 1 sta fermo, quindi il modo di 2 rispetto a 1 è proprio omega 2. Quindi se omega 2 va in questo senso, guardate la R12 ideale che va verso sinistra, va bene? Deve continuare ad andare verso sinistra e si deve opporre al modo relativo. Ma il modo relativo è questo, che è la omega 2, e quindi essendo la forza diretta verso sinistra deve essere parallela a questa e deve passare sopra il cerchio di attrito. Quindi questa è la R12. Ci siete? Il momento, quindi la distanza minima, è diventata questo di primo, e come vedete di primo risulta inferiore a D, a questo D, cioè a questa distanza, va bene? Questo è D. Quindi a parità di forza motrice io ho a valle un momento resistente inferiore, perché è diminuito di primo, no? È chiaro che ci sono altri effetti per il cambio delle direzioni, ma insomma il risultato più evidente è che di primo è più piccolo, va bene? Perché? Perché ci sono le forze di attrito che già giocano contro. Ma siccome il momento utile, che è quello che viene trasmesso dal meccanismo, dall'ingresso all'uscita, quindi quello che raccolgo sull'albero motore, se facciamo riferimento a un motore alternativo a combustione interna per esempio, è uguale e contrario al momento resistente, il momento utile è uguale e contrario, le deduco cosa? Che raccolgo di meno, ovviamente, perché una parte me la sono persa di potenza meccanica strada facendo, cioè negli attriti delle coppie d'ovidate, delle coppie cinematiche in generale, va bene? E questo è un risultato interessante per quanto riguarda l'analisi dei meccanismi ad attrito. Va bene, ci fermiamo qui.